L'assessorato alle opere pubbliche del Comune dell'Aquila ha presentato il progetto Smart Bench. Si tratta di panchine intelligenti che saranno installate a primavera in alcune aree specifiche della città. Non saranno panchine impattanti con l'ambiente, ma funzionali. Ci sarà la possibilità di connettersi al Wi-Fi oppure ricaricare cellulari, tablet e laptop. Un progetto fortemente voluto anche dal consigliere comunale d'Insieme per l'Aquila Giancarlo Della Pelle, che assieme all'assessore Guido Liris e altri membri dell'amministrazione ha presentato il progetto per una città sempre più tecnologica. Tornando al programma Smart, i siti individuati per l'installazione delle panchine intelligenti, per un costo totale che varia tra i 35 e i 40.000 euro, sono 10. I tre poli universitari di Roio, Viale Nizza e Coppito, poi San Bernardino, Collemaggio, Villa Comunale, Fonte Cerreto, il Parco del Castello, Piazza Chiarino e la Fontana delle 99 Cannelle, in prossimità dell'ingresso del Museo Munda. Della Pelle ha visto già questo progetto durante la visita nel 2017 assieme all'altro consigliere comunale Colantoni in Polonia, nella città Zielonagora, che è gemellata con l'Aquila, un progetto che lo ha colpito a tal punto da voler replicare anche all'Aquila il sistema delle panchine intelligenti.